Allora, siamo con Fabrizio Fabretti, Francesco Fabretti, vabbè, prima gaffe, d'altronde. Bellissima partita con i Lions, avete sudato, vi siete guadagnati questa vittoria, nonostante diciamo, la classifica vi vede ancora diciamo, nella parte bassa. Raccontaci l'entusiasmo con cui l'avete vissuto, Francesco. Tanto, a parte che va bene, loro sono sempre, sono ancora come noi, sono qui. Era un derby questo. Ciao! Sono una squadra con cui è in derby, quindi diciamo che ci conosciamo, è stata una partita tra amici, però con gli amici ci si tiene sempre un po' di più a vincere. Poi vabbè, oggi mancavano anche due ex compagni di squadra come Milo Sabatini e Giordano Gioia. Che sì, loro non erano al completo, ma no. In realtà insomma è sempre un buonissimo organico il loro. Sì, il Lions, ecco. Sì, no, perché lì tanta gente che sa giocare comunque. Parlavo con Leonardo, con Leoni, anche oggi voi eravate un pelino in più rispetto al solito, cioè, i soliti 5-6, in realtà oggi in 9, avete girato un po' tutti. Oggi sì, eravamo tutti, poi c'erano anche due ragazzi che oggi eravamo tutti e 12 a disposizione, quindi oggi 12. È stata una giornata perfetta, che dove saremmo stati tutti, tre mancava il portato, il portiere, c'erano due, noi siamo questi 10 più che due anche buone. Esatto, si è comportato benissimo anche. Sì, sì, vabbè, noi abbiamo due portieri bravi tutti e due, esatto. Perché sono molto bravi, anzi, a mio avviso sono tre migliori di tutto il girone. Quindi, anche a portiere dei quindi caro Francesco, cioè, oggi avete lavorato molto sugli esterni, avete marcato, cioè, avete la partita perfetta. Ogni tanto ci è capito pure noi, è andata bene. Poi no. Sì, abbiamo giocato bene, ci siamo divertiti e magari sempre così, dai. Ok, allora io vi faccio un in bocca al lupo per il prossimo proseguo e complimenti ancora. Grazie a voi, ciao, buona